Allora, settima. Stavolta non è provare per chiedere, stavolta è di più, è sette. Settima, Steel News per le novità appunto in casa Cry Steel. Siamo contenti, siamo sollevati, la settimana che stavamo in apprensione. Vi rassicuriamo, Angelo si è calmato e la chitarra di Franco è salva. Oltretutto è salvo anche Franco, perché soprattutto non toccare la chitarra al chitarrista, lo ammazzi. Allora, la pre-produzione ormai è prossima, alla fine mancano solamente due pezzi e poi via, verso gli studio, verso gli HDL Studio per le registrazioni finali. Confermiamo, questa è un'altra notizia, nella notizia, che gli HDL Studio di Altedo sono confermati per le registrazioni del nuovo lavoro dei Cry Steel. Insomma, è una conferma. Perché non l'ha detto neanche una volta. Vorremmo confermarvi che è una conferma. Allora, dopo l'ottimo lavoro che hanno svolto con Time Stand Steel e la fiducia dei Cry Steel verso Luca Gometti, che è il boss, il fattoto dell'HDL, la fiducia dei Cry Steel verso lui è totale. E quindi vogliamo cogliere l'occasione, come la colgono loro, a dircelo e a comunicarcelo, che è terminato il messaggio della Steel Night del 27 febbraio e quindi potremo avere per la primissima volta, yes, tutto Cry Steel e On The Prowl dal vivo in un unico CD e DVD. Magari fanno come fa la Rocka Blast o l'SPD, soprattutto l'SPD, che faranno CD, DVD e poi CD e DVD insieme. E poi vengono a suonare a casa. Il campanello però, di notte, quando dormite. Con questa chicca, Cry Steel Live, nella settima edizione del però non abbiamo più fatto la sigla. È tutto. Ci vediamo per l'ottava. Okay. E anche per la nona, dopo l'ottava c'è la nona. Vai, proprio loro.